Fossombrone Amsterdam in sella ad una bicicletta per ben 1600 km. Obiettivo raggiunto in 12 giorni per Giorgio Ferretti, partito venerdì 3 luglio alla volta di Verona, Bolzano e Vipiteno. Domenica poi ha incontrato il suo amico Onorato Fedon, maestro di sci e di mountain bike, con il quale ha proseguito l'avventura verso Innsbruck e Füssen. Da qui hanno iniziato l'attraversamento della Romantic Strasse, la strada romantica lunga circa 400 km, fino al fiume Reno, vicino Francoforte. Arrivati alla foce si sono diretti verso l'Olanda e, visto che erano in perfetta linea con gli orari del programma stabilito, hanno deciso di spostarsi verso nord. All'Ellestad abbiamo percorso questi 25 km sopra una diga, un argine che in Olanda abbassa il livello del mare, diciamo, è di contenimento. E quindi molto suggestiva, perché per 25 km si cammina su una pista ciclabile con il mare a destra e a sinistra. Il giorno seguente, infine la domenica, siamo entrati dentro Amsterdam. Molto bello, ci è piaciuto moltissimo, ci è andata bene perché il tempo è stato sempre bello. Non mi aspettavo tutte quelle piste ciclabili in Germania, ce ne sono veramente tante, fin poi arrivare all'Olanda dove la bicicletta va per la maggiore e ha la precedenza su tutti. Dunque è un'altra impresa riuscita, avete programmato altri viaggi? Per quest'anno ormai le avventure sono finite, diciamo, adesso ci saranno le ferie con la famiglia. Visto che anche mia moglie ha la passione per la bicicletta, probabilmente faremo qualcosa in bicicletta in montagna, ma ancora è tutto da decidere. Il prossimo anno vediamo, sicuramente farò qualcosa del genere, ho un anno per pensarci, i posti in Europa che non ho visto ancora sono tanti. Colgo l'occasione per ringraziare anche quest'anno mia moglie Barbara e i miei figli Andrea e Mirko, che mi hanno dato la possibilità di fare questo viaggio anche con una certa tranquillità, perché quando a casa va tutto bene ovviamente si viaggia più tranquilli. Ringrazio tutti gli amici e tutti i colleghi che mi hanno seguito su Facebook e mi hanno tenuto compagnia, ancora di più perché grazie a Fanno TV, che è vista un po' dappertutto, ho incrementato le amicizie, diciamo, che mi hanno seguito durante il viaggio. E quando uno viaggia ed è lontano da casa è molto importante avere anche questo tipo di amicizie, perché tengono compagnia. E ringrazio anche i Mufloni che mi hanno dato la possibilità di affrontare questo viaggio, grazie anche a tutti i supporter che mi hanno sostenuto durante il viaggio. Non so se rende l'idea anche dalla telecamera, ma guardando giù in fondo c'è la sensazione che la strada finisce nell'acqua.